Well, as obviously an asylum law practitioner, I come across a number of cases. Dunque, come avvocato che lavora con casi di richiesta asilo e rifugiati, ha seguito molti casi di persone che chiedevano protezione internazionale sulla base di diversi motivi. Un caso che le è particolarmente a cuore, che sta seguendo, è quello di questa ragazza che in Pakistan ha conosciuto alla scuola secondaria un collega di classe appartenente alla comunità musulmana. Hanno iniziato una sorta di relazione fino a quando la ragazza non ha capito e non ha colto le difficoltà di relazionarsi alla famiglia musulmana, che comunque aveva un certo tipo di pretese anche dal punto di vista religioso. A quel punto ha provato ad allontanarlo, ma quello che è successo è che il ragazzo, sostenuto dalla propria famiglia, ha iniziato a semplicemente dichiarare che lei era sua moglie. E come poteva fare questo? Perché in precedenza le aveva chiesto di recitare una summa religiosa per il proprio piacere, che lui avrebbe potuto utilizzare in realtà come materiale per dichiarare appunto che lei si era convertita. Non solo questo, ma lui, il ragazzo, insieme alla famiglia, era riuscito a produrre dei documenti falsi che dichiaravano che la coppia era sposata e che la donna si era deliberatamente, volontariamente convertita all'Islam, e questo è uno schema che si ritrova in molti casi di violazione. La famiglia della ragazza ha provato a liberarsi in tutti i modi, dalle minacce che riceveva dal ragazzo, che si presentava spesso anche alle 3 o alle 4 di mattina di fronte alla casa dei genitori, minacciando anche di morte o di rapire la ragazza, fino a quando l'intera famiglia non è stata costretta a fuggire dal Pakistan, a recarsi negli UK e chiedere asilo.